Direi che magari non cominciamo subito il contenuto del seminario, aspettiamo ancora qualche minuto. Quello che invece vorrei ragionare con voi, se è possibile, se avete idee, sul senso della formazione continua, anche per capire meglio quale può essere l'offerta che la Sostos fa. Allora, la Sostos si occupa di storia del servizio sociale ed evidentemente è interessata a diffondere le varie ricerche e i vari contenuti che viene a scoprire. Però è anche disponibile a impegnarsi sul fronte della formazione continua, che è un adempimento che adesso è diventato obbligatorio e a cui può dare un contributo più ampio. Come avete visto, questo seminario rientra in un ciclo di ragionamenti sulla interdipendenza del servizio sociale dalle altre scienze che ci sembrava un filone interessante da approfondire. Però così siamo disponibili ad accettare anche nuove indicazioni e soprattutto quello che a me personalmente piacerebbe molto è riuscire a individuare delle modalità anche diverse di formazione permanente, al di là della classica situazione come quella di oggi, che però essendo un numero più ridotto di partecipanti forse ci può essere anche uno scambio che non c'è stato in altre occasioni. E ecco, non so se qualcuno di voi ha in testa qualche idea rispetto alla formazione continua, siamo interessati e disponibili a raccoglierlo anche sul versante della verifica, perché credo che uno dei problemi, diciamo, del nostro lavoro e della visibilità della professione è proprio il problema della verifica del nostro lavoro. Allora forse anche sulla formazione continua ci può essere un'occasione per ragionare su come si può verificare l'effetto delle cose e l'efficacia degli interventi. Dai nomi vedo che ci sono alcune persone fedeli agli eventi organizzati dalla Sostos, quindi insomma si può fare anche un ragionamento su che cosa è rimasto degli eventi a cui avete partecipato, quanto vi sono risultati soddisfacenti, quanto avreste voluto che fossero organizzati in maniera diversa. C'è un elenco di questi avvenimenti? Non c'avete un foglietto? Ero curioso se avete. Ma c'è. Scusa. Sul sito non mettete niente, naturalmente. No, allora, il sito è un problema, nel senso che è il rifacimento, speravamo che la cosa fosse più rapida e poi stranamente pare che sia necessario, rinnovando il sito, di eliminare quello precedente. Di solito non succede, quindi pensavo che non ci sarebbe stata questa fase intermedia. Purtroppo c'è questa fase intermedia con un sito nuovo assolutamente incompleto e un sito vecchio cancellato. Queste sono così le esperienze di questa situazione molto artigianale della Sostos. Comunque arriveremo ad avere un sito invece completo che contiene tutti gli eventi. Sì, ma sono momenti di passaggio, diciamo. Sì, no, siccome anche il sito del comune è così, anzi l'ha pensato il comune di Roma, che ha copiato il logo, no, da una società americana, no. E hanno lasciato pure oltre il comune di Roma. Comunque gli ultimi eventi sono stati la presentazione del libro sulla comunità, che sono
i saggi prodotti per il convegno arricchiti da altre valutazioni e poi l'intervento fatto in collaborazione con l'EFTAS sulla dignità dell'uomo con la, il riferimento all'intervista su Papa Francesco appunto sulla dignità dell'uomo e sulla crisi che uccide la dignità dell'uomo. Questi sono stati gli ultimi eventi della Sostos. Commenti, idee? Dimmi. Sono anche un po' interessata in questo, sì. Nel senso che parlando di formazione per la città metropolitana poi mi capita di leggere anche i desiderata delle colleghe e dei colleghi che partecipano ai corsi e leggo che cosa vorrebbero, ecco. Quindi in parte riporto ciò che io capisco, sento, e in parte anche ciò che io ho letto e su cui ho riflettuto, diciamo. C'è una richiesta molto forte, secondo me anche cambiata nel corso di quest'ultimo anno, di ricomprendere gli aspetti professionali. Quindi proprio, per esempio, e secondo me è nelle corde del Sostos, ricapire anche storicamente, ma anche nell'attualità, diciamo, la figura dell'assistente sociale. Quindi radici e prospettive future, non da un punto di vista legislativo, di inserimento lavorativo e quant'altro, ma proprio anche dal punto di vista un po' ideale. Questo è cambiato rispetto agli anni precedenti, in cui invece c'era ad esempio una richiesta molto puntuale, che era quella formazione specifica su minori, formazione specifica su non mi viene in mente, amministratore di sostegno e quant'altro. Quindi questo secondo me va registrato ed è una domanda anche da cogliere. Viene invece l'aspetto personale, secondo me bisognerebbe di più provare a coinvolgere i nuovi assistenti sociali, quelli che ancora stanno nelle università o stanno uscendo adesso dalle università, perché come ben sappiamo oggi le università non hanno fra i loro formatori troppe persone professionisti di servizio sociale, anzi diciamo non ce l'hanno. Ecco. E quindi secondo me invece la nostra voce, la voce del Sostos, in compagnia di altri, diciamo, potrebbe essere importante. Grazie. Yeah. Dico io qualcosa. Cioè, anche il discorso dell'assistente sociale coniugato con i nuovi bisogni. Un po' più di voce. I nuovi bisogni, le nuove povertà. Le nuove marginalità, cioè bisogna coniugare sempre la nostra professione con quello che è il nuovo inteso come i nuovi bisogni, perché a volte facciamo sì, è vero, d'altra storia è bene farlo, però è anche bene vedere tutto il discorso rispetto al futuro, perché stanno nascendo nuovi bisogni, e quindi quali sono le prossime strategie? Basta il piano di zona oppure un nuovo piano strategico di comunità? Come risponde la comunità a questo piano strategico? Queste sono un po' proiettarsi sempre di più verso il futuro. Grazie. Siccome non vi conosco, scusate, poi io ho difficoltà a mettere insieme facce e nomi, proprio, ma non è dell'età, è proprio da sempre. Allora vi pregherei quando parlate di dire il nome, così io cerco di memorizzare. Grazie. No. Io mi chiamo Ciro Greco, secondo municipio. Chiara Mancinelli, di città metropolitana. Grazie. Poi volevo dire un'altra cosa rispetto all'ultimo seminario, economia, sì, e professione, no? Rispetto ai disagi, cioè secondo me all'ultimo seminario si è dato un po' troppo uno stampo
diciamo, non dico clericale oppure cristiano, però si è dato un taglio, diciamo, poco laico e tanto cristiano. Questo non che io voglia mettere in discussione l'argomentazione, eccetera, eccetera, però anche noi dobbiamo proiettare, questa è una società moderna, è una società civile, è una società che comunque è d'accoglienza. Quindi io non vedo il discorso del cristiano, del musulmano, dell'ebreo, eccetera, io vedo la persona. Quindi l'idea di Papa Francesco, l'idea di tutti noi, cioè è anche vero che dobbiamo dare, secondo me, questo poi non lo so se gli altri lo condividono, dare un taglio molto più laico. Questa è stata l'impressione, perché anche l'esempio che ha riportato, non mi ricordo chi era, sono uscito dalla chiesa, il primo gli ho dato un centesimo, al secondo un altro centesimo, al terzo tre centesimi, al quarto non c'avevo più nulla, gli ho dato un abbraccio, quello si è messo a piangere, a me mi sa tanto che la cosa non ce l'ha, non è quello l'assistenza, non è quello, è anche quello, però se parliamo di servizio sociale professionale siamo su altri fronti, questo è quello che penso. Io invece volevo dire proprio in merito a questo una cosa, perché la Sostos ha fatto anche a luglio, in contrapposizione con questo di, perché anche io ho notato questo tipo di taglio, però in contrapposizione invece con questo tipo di taglio ha dato un taglio molto scientifico a luglio, quando chiamò Olivetti la Sostos e diciamo documentò una parte interessante di servizio sociale, che era appunto quella degli esordi del servizio sociale, Olivetti, quindi tutta la storia di Olivetti, Adriano e la fondazione, e unì un modo molto interessante e anche forse sorprendente anche da parte mia una parte di medicina molto tradizionale, partendo proprio da Ippocrate, cioè facendo proprio queste connessioni tra il servizio sociale e quelle che sono le altre discipline. Ma quel convegno che abbiamo fatto, no, scusate, però sì, allora, sì. O discorsi generali oppure sì. No, io volevo dire, diciamo, che ho notato anch'io quest'ultimo incontro. Cioè, anch'io a quello di Olivetti all'Università Trecce, ero a quello del Selunio. Dico, non c'è stato nulla. Sì, no, quello va bene. No, era sull'ultimo. Cioè, era per dire che secondo me queste integrazioni con altre discipline, altri pensieri, altre argomentazioni può portare a volte anche, diciamo, a un taglio appunto di questo tipo che non è condivisibile, insomma, che magari non è condivisibile. Grazie. Comunque tutti i contributi sono utili, chiaramente nessuno è obbligato a partecipare, era molto chiaro che cos'era il convegno sulla dignità dell'uomo e che tipo di approccio aveva, quindi voglio dire, noi cerchiamo, fra l'altro quello era in collaborazione con un'organizzazione che è dichiaratamente di orientamento cattolico. Quindi insomma credo che sia importante mantenere i vari approcci. Mi pare che a questo punto invece diamo inizio al seminario di oggi. Ringrazio moltissimo i partecipanti. Mi pare che aprirci anche all'attenzione ad altre discipline che fanno parte del bagaglio culturale degli assistenti sociali possa essere utile. Il libro di Viel è un libro estremamente denso e però è un libro di un assistente sociale che riflette sulla sua operatività, quindi mi pare che possa essere interessante conoscerlo, poi chi vorrà approfondirlo potrà leggerlo fondamentalmente. E comunque oggi parliamo del libro, di quell'esperienza e in generale di quanto una disciplina che è una disciplina classica dell'umanità, diciamo, può aiutarci a capire meglio il lavoro che facciamo e a farlo meglio per i nostri utenti fondamentalmente. Grazie.